È stato il Gran Premio delle Aste a riaprire ufficialmente le bettole che hanno assorbito parte del calendario milanese per la chiusura forzata di San Siro a causa della popiglia iaponica. E subito si è messo in mostra il cavallo che si era dimostrato il due anni più forte della pista. Sam Respect, della Varesina Scuderia Cocktail di Pietro Barbarito e Gian Piero Soccini, ha vinto senza problemi una gara con solo quattro partenti, bissando il netto successo ottenuto lo scorso 31 luglio nel Criterium Varesino. Non ha deluso le aspettative, neppure Alsini portacolori della mitica dormello giata. Se al debutto sul tracciato lo scorso 28 agosto si era dovuto accontentare del secondo posto, questa volta ha centrato la vittoria insieme a Carlo Fiocchi. Carlo Fiocchi non è un abituè delle bettole, ma alla prima, Avarese oggi ha subito vinto con Alsini e con una grandissima giuba, la giuba della razza Dormello Giata, complimenti. Grazie. Bene, cavallo. Purtroppo aveva perso nella volta scorsa, e diciamo che ha pagato un po' il debutto sulla pista. Poi c'era anche un altro fattore che, correndo di notte, sicuramente ha saltato i passaggini che magari sono più, meno luminosi, quindi li vedeva sempre all'ultimo momento. Oggi abbiamo corso un po' più d'attesa, è stato molto più lineare, sicuramente con le corse verrà ancora avanti. Nella puntata di Mondo Galoppo, in onda venerdì 17 settembre, vi offriremo le voci del ritorno in pista delle Bettole. L'appuntamento è su Rete 55 alle 21.05.